Buonasera a tutti, io faccio una piccola introduzione a quello che sarà poi dopo la presentazione che verrà fatta da Mauro Marrani e da Nanna. Innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, sono Raffaele Zacchero, sono direttore dell'albergo e vi ringrazio di essere qua per questa serata per noi importante e che abbiamo preparato già da parecchio tempo. Non mi dilungo oltre perché Mauro sicuramente è più preparato di me per introdurre le opere del maestro. Grazie sincero a tutti voi che siete qua con noi. Successivamente alla presentazione di Mauro, le opere esposte nella galleria, dunque sulla nostra sinistra e poi nella galleria verso il ristorante, potete prendere la lista sul desk che trovate qua entrando a sinistra di tutte le opere che sono esposte e quello che è poi l'aperitivo per il nostro grazie di essere qua con noi, a disposizione vostra qua sulla sinistra. Grazie mille a tutti. Vi ringrazio anch'io della presenza, questa bella serata dedicata a questo grande artista. Ringrazio Raffaele Zacchero appunto di averci ospitato non solo stasera, ma per i prossimi mesi, perché la mostra avrà i suoi spazi fino a settembre, quindi chiunque possa vederla può venire quando vede meglio e chi non è potuto essere stasera presente potrà venire in futuro. Bene. Poche parole ovviamente per presentare il maestro Paolo Fusecchi, che purtroppo non è più con noi qui, ma ha un piano superiore da pochi anni. È un artista veramente unico, che si riconosce fra qualsiasi altra pittura, perché ha uno stile inconfondibile, uno stile pittorico che spazia dalla figura umana, in gran parte la donna, ai paesaggi che sono marini, terrestri, paesaggi toscani e molti altri, come avete modo di vedere nelle opere esposte. È una pittura che io definirei, come molti lo hanno definito, una pittura scultorea, che in alcuni casi assomiglia molto all'affresco, sembra veramente che sia una pittura fatta su intonaco. E le forme soprattutto umane della donna sono forme che richiamano le forme del Rinascimento, le forme di Michelangelo, le forme di questi grandi scultori del passato. Tanto che negli anni 60 Kaiserbian ha avuto modo di definire la pittura di Paolo Fusecchi una sorta di nuovo umanesimo e in qualità di presidente della fondazione attuale, voluta direttamente da Paolo Fusecchi, ancora in vita, che mi designò proprio come presidente già nel 2014, quindi sono 4 anni che svolgo questa mansione, in maniera modesta ritengo, perché non sono un artista del pennello, però quello che ho potuto conoscere di Paolo ovviamente mi ha dato modo di entrare anche in questo mondo. E la fondazione di cui ho parlato è una fondazione che è nata 10 anni fa circa a Firenze, ha sede a Firenze. E chiunque può venire a visitare la nostra esposizione di decine e decine di quadri nella sede della Fondazione, ci può contattare anche tramite i numeri e i recapiti telefonici che abbiamo lasciato qui in albergo. Però, ecco, non mi dilungo oltre perché gli spazi devono essere dati soprattutto alle opere di Paolo, perché vi parleranno e vi diranno qualcosa ognuno di voi. In particolare alcuni vi ravvisano degli elementi di cubismo, altri vi ravvisano degli elementi di particolare pregio. Io da lui stesso ho avuto modo di capire che una parte della sua pittura deriva da un suo, tra virgolette, difetto fisico, che era l'astigmatismo. Quindi questo astigmatismo che ha portato ad alcune linee pittoriche che poi vedrete nei quadri esposti. E vorrei chiudere questa mia breve presentazione con questo bel catalogo che ha prodotto qui Raffaele Zacchera con l'Hotel Splendid per il vernissage di oggi, ma che poi rimane in atto e chiunque può avere la propria disponibilità questo catalogo. È un catalogo veramente fatto bene anche dal punto di vista dei colori e della grafica, perché riproduce veramente nella realtà quelli che sono i suoi colori e i suoi tratti. Però vorrei chiudere questa mia breve presentazione con una
poesia che ho scritto oggi pomeriggio, con un'ispirazione così, direi, momentanea, qui in riva al lago. E quindi proprio mi sentivo di lasciarla come memoria anche ai nostri nuovi mezzi, che sono i mezzi di internet, i mezzi della comunicazione nuova. Paolo, artista amico senza pari, d'arte ti nutri come l'arte pure. Dal tuo pennello quante terre e mari sono apparsi in tela senza veli. All'affrescar della volta celeste ti hanno chiamato per meravigliare il mondo di sotto, che solo osserva l'immenso che ci vorrai mostrare. Grande poeta, penna e pennello, di pari passo oltre sono andati, per stupirci del tuo io profondo con versi che trasudano amore per la vita che ti ha dato tanto e che tu hai voluto ricambiare. Un amore eterno per la sua donna, e per la donna figura universale, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Volevo far parlare Angela Pagani e dopo la signora Luisella Sala, perché leggerà alcune poesie di Paolo, perché io in questa poesia ho rammentato due cose a cui tenevo di Paolo. Una è che oltre ad essere pittore era anche poeta, e che avrete modo di capirlo dalle poesie che sono state dette. E l'affrescare la volta celeste non l'ho inventato io, ma se l'ho inventato lui stesso, perché in un'intervista ha detto che una volta, quando il Padre Eterno mi chiamerà al piano di sopra, forse mi chiamerà a affrescare la volta celeste. Grazie Mario. Allora, io mi sento portavoce di tutti gli amici di Frusecchi che sono in giro per il mondo, e che stasera una piccola parte, ma presente, è qui con noi. E Mauro ha voluto parlare dell'opera di Frusecchi. Io conosco Paolo, dico conosco Paolo perché non mi piace dire di Paolo che non c'è più. Per me Paolo sarà sempre presente nel mio cuore e nel cuore di tutti noi. Chiaramente la figura di Frusecchi non è una figura che si limita solo alla sua pittura. Ci tengo a ricordare Paolo come figura umana, ed era un uomo straordinario. Un uomo allegro, anche se ha avuto dei momenti o aveva dei momenti di nostalgia, e chi non ne ha. Però Paolo rilanciava magari con una cena per 50 persone e cucinava di tutto e di più. Io personalmente mi sono presa una ricetta di Paolo, che forse qualcuno di voi ricorda, che sono le famose alici con le cipolle di Paolo. Io continuo a farle certe cene, dico, ma le cipolle, sono le cipolle di Frusecchi. Allora, Paolo è stato un uomo straordinario, non aveva gelosie, anche se in taluni momenti posso anche comprendere che possa averne avute, perché purtroppo la nostra società, e anche e soprattutto nel mondo dell'arte, è un mercato molto difficile. Chi si occupa, chi ha gallerie, sa benissimo che cos'è la difficoltà di individuare degli artisti che sono artisti veri. Paolo, secondo me, non ha avuto il giusto riconoscimento che avrebbe dovuto avere, soprattutto anche nella sua città, perché essendo un uomo generoso ha anche dato tanto, tanto, ma non ha ricevuto, secondo me, quello che avrebbe dovuto ricevere. Infatti, come ha detto Mauro, Frusecchi lo si vede immediatamente. La sua opera è piena di letteratura, cioè bisogna avvicinarsi all'opera di Frusecchi leggendo nei suoi colori, nelle luci, quella letteratura intima che è stato Frusecchi, vale a dire la poesia sia umana, sua, nelle opere, nelle poesie che ha scritto, nelle opere che ha fatto, c'è sempre una nota di nostalgia, ma di grande, grande amore e disponibilità per l'umanità, cosa che mi pare che ultimamente ne abbiamo vista molto poco. Per cui Paolo, sei qui con noi e magari un bicchiere di vino lo beviamo. Grazie. La parola a Luisella Sala per leggere appunto Il pittore poeta.
due parole le dico anch'io. Ho avuto la fortuna qualche anno fa di conoscere Paolo e la sua musa, Nana, davvero. Ed è stata un'amicizia, sia pure lontana spesso, ma autentica, bella. E ricordo di aver letto già le poesie di Paolo, io sono un'attrice di teatro, insieme a mio marito, che fa anche l'attore, durante una sua esposizione qui a Verbania. E quando Nana me l'ha proposto l'ho accettato con moltissima felicità, anche se stasera doveva essere altrove, ma sono arrivata con molto piacere. Io adesso provo solamente a non adoperare il microfono, poi vediamo se la voce arriva o meno. Genesi, il giorno quando sono nato non era un giorno né un'ora, e da allora ho inventato il tempo, il cielo, il mare, la terra. Poi con la fame ho inventato la gente. Mi veniva addosso con forchette e coltelli, correndo intorno sul bordo del piatto, dove ero nudo, pieno d'ombelico ed occhi, sì che ho chiuso il mio tempo e ho inventato il sogno. Devo cercare perché ho dato una specie di ordine a queste poesie. I segni. E qui Paolo parla della sua città, Firenze. Andavo a primavera lungo il greto dell'Arno e segnavo i passi con fiorite immagini e segni di impossibili sogni, così da ritrovare la strada nel giorno della grande stanchezza. Un attimo che trovo l'altra poesia. Il tempo delle immagini. Sulla pietra ho scritto parole che non avranno senso domani, col nascere del sole, ed altri occhi aperti vedranno l'edera tenera di luce e la lucertola pigra coperta di smeraldi e i giorni nuovi di dolorosa vita. Canto d'amore a Firenze, la sua città. Firenze, amante mia, tremi piangendo sotto questa mano finché tutti gli ulivi e i cipressi svengono di rugiada. Questa invece è dedicata a Milano, l'altra città dove Paolo ha vissuto. Questa sera ancora nebbia. Se tu mi vesti, o nebbia, impallidisco e tutto mi distendo nel piacere dolcissimo della veglia d'amore. Il tuo corpo è il mio letto. Dai trittici dorati levano gli occhi santi, testimoni muti godono la carne che si spezza, e gli uomini randagi, i gatti scheletriti, i cani gialli, le fanciulle smorte del parco attendono tremanti che si alzi il velario. Questa è una poesia che è stata recensita da Alfonso Gatto. Inquietudine. Non hai bicchiere per bere l'acqua che ti sgocciola fresca fra le dita. Non hai sole per gli occhi ora che hai pianto
le parole tristi della giovinezza. Non hai bocca che succhi desideri, le mani di velluto sulla pelle. Hai solo la vergogna del tuo sguardo e di quest'ansia romantica che ti veste come veste la pioggia. E ho lasciato per ultima questa poesia dove c'è questa leggera ironia che era di Paolo e che è pungente, ma mai, mai, mai gratuita. Il viaggio. Quando noi ce ne andremo, mano nella mano, non faremo rumore e lasceremo sul sarcofago etrusco le ossa mescolate e un sorriso sprezzante per chi prega. Grazie Paolo. Bene, direi che questa piccola presentazione, ma dovuta a un grande artista, che avete capito, chi lo conosceva già, insomma, lo sa, chi non lo conosce può conoscerlo perché ha lasciato tante opere pittoriche, tanti scritti e anche tante ricette culinarie, perché troverete anche tante riviste con tante ricette, perché ho partecipato con una rubrica periodica alla settimanale della cucina che negli anni 80 ha avuto Ignazzi presentare. Quindi ha partecipato anche a riviste con grandi nomi degli chef, e diciamo che è un uomo eclettico, un uomo dalle mille sfaccettature, che ha saputo rendere la propria parte a qualsiasi parte del nostro vivere umano. Bene, direi con questo grazie a voi e possiamo andare a visitare la mostra e l'esposizione che abbiamo qui all'Hotel Splendid. Certo, questo quadro è proprio bello, è veramente un bel quadro. Gigi.
Quando tutti con il numero, allora,